Il settore turistico, non v'è dubbio, è tra i più colpiti dalla pandemia da coronavirus. Le imprese turistiche hanno visto sfumare in pochi mesi i progetti avviati dopo anni di duro lavoro. Ma nonostante tutto, gli operatori non si arrendono e sono pronti a ripartire non appena la situazione lo consentirà. Interessante a questo proposito l'iniziativa lanciata in questi giorni dall'associazione 5 Terre Un Comune. Il turismo nelle Cinque Terre, dicono, non si deve arrendere, anzi deve rilanciare per programmare quella ripartenza che consentirà al territorio di fare da apripista per la ripresa dell'intero settore. Tutti dicono che nulla sarà come prima, ma non è detto che sarà peggio di come eravamo, è il commento dell'associazione. Vedete, ancora lo scorso anno si parlava di numero chiuso per evitare che le cinque perle del nostro territorio fossero soffocate da un turismo di massa. Discordanti erano allora le soluzioni prospettate per arrivare a quel progetto. Imprenditori e amministratori si erano subito divisi su quell'idea proposta sulla scia del progetto Venezia. Poi è bastato un virus per cancellare tutto, mandare in fumo i progetti di chi in questi anni ha investito tanto su quel territorio e assestare un duro colpo all'occupazione. L'associazione 5 Terre Un Comune non si arrende e lancia alcune sue proposte sicuramente condivisibili. La domanda turistica cambierà, il turista valuterà le offerte sulla base di nuovi criteri come la sostenibilità ambientale, l'affidabilità delle strutture in termini di salubrità, sicurezza degli spazi e servizi. Per questo è necessario ripensare molte cose, attuando quei progetti finora rimasti nel cassetto, come ad esempio nuovi ed efficienti depuratori, sentieri percorribili e recupero del territorio, con il finanziamento da parte del parco dei caratteristici muretti a secco. Un territorio noto in tutto il mondo deve saper ritrovare le linee guida per la sua stessa salvaguardia. Solo mantenendo quelle caratteristiche che hanno lanciato le Cinque Terre nel mondo si potrà sperare di superare questo momento drammatico e ripartire con ritrovata energia. E parlando delle Cinque Terre non si può non ricordare la Via dell'Amore, il cui progetto di messa in sicurezza sembra finito nei meandri della burocrazia, nonostante ci siano già i finanziamenti. Questo è il momento di agire per farci trovare pronti quando gli effetti disastrosi della pandemia, ci auguriamo, consentiranno una ripresa turistica a tutti gli effetti.